Ciao, sono Giulia di lezionidinglese.net e in questo video andremo a vedere come pronunciare la doppia O in inglese. E se te lo stai chiedendo, Let me stop you there. no, non è con il suono U che abbiamo in italiano. No. Andiamo a vedere come pronunciare la doppia O. In inglese ci sono quattro modi per pronunciare la doppia O. Abbiamo un suono lungo, un suono corto, un suono rotondo e infine un suono che a me piace etichettare come una specie di A. Partiamo con ordine e andiamo a vedere il suono lungo. Qua il trucchetto sta nell'enfatizzare il suono della vocale e di allungarlo un po', così. Facciamo questo piccolo esercizio di pronuncia. Ascolta e poi ripeti. Pronto? Partiamo. Roof, tetto. Noon, mezzogiorno. Moon, luna. Loop, abbiamo questa parola anche in italiano, un loop, un circolo. Hood, che è il suono che fa la civetta. Zoo, il nostro zoo. Andiamo poi a vedere il suono corto. Allora, qua il trucco sta nel ridurre al massimo il suono della vocale. Anzi, a immaginare di volerlo omettere completamente e di voler pronunciare solo le consonanti. Anche qua facciamo questo esercizio di pronuncia. Ascolta e poi ripeti. Book, libro. Cook, cuoco. Good, bene. Look, sguardo, foot, piede, took, passato di prendere, hook, gancio o anche esca, neighborhood, quartiere. Ok, nota come non dico book, cook, took. No, non è una U che abbiamo nella lingua italiana, ma è un suono più corto. Quindi immagina di non voler pronunciare quasi le due O, di volerle omettere e pronunciare solo le consonanti. Proseguiamo poi con questo suono un po' più rotondo, ok? Qua il trucchetto è quello di stringere le labbra e tirare un po' indietro la lingua quando si fa questo suono. Così. Anche qua, ascolta e poi ripeti. Poor. Povero, door, porta, floor, pavimento, more, ancora. Abbiamo poi infine una specie di A. Quindi la doppia O in parole come blood, sangue, e flood, inondazione. Ok, quindi questa specie di A. È lo stesso suono che avresti anche in parole come umbrella o ugly, che vogliono dire ombrello oppure brutto. E per ripassarti questo suono ti invito ad andare nel link in descrizione. Per oggi è tutto, io spero di averti aiutato e alla prossima. Ciao!